Ma Scala a Catania ha lasciato dei buoni ricordi, perciò le persone che lo fischieranno, se ce ne saranno, secondo me faranno male, perché Mascara è stato un bravo giocatore, serio giocatore e un bravo professionista, anche che con una squadra diversa, ma è destino tutti i giocatori. Quel 4-0 sarà indimenticabile, perciò penso che i tifosi se lo ricorderanno per sempre e l'applauderanno, secondo me. Poi il tifoso, ognuno di noi può fare quello che vuole. No, la accoglierò bene. Ce l'abbiamo ancora nel cuore, su. Bene, applauso. No, i catanesi sono sportivi. Un grande, e ha dato tanto alla maglia del Catania. Poi sul modo di andarsene, sul modo di abbandonarci, di lasciare la barca in un momento delicato, ci sarebbe da ridire. Però da qui a fischiarlo non direi. Fischiare Mascara magari no, ma neanche spellarsi le mani dagli applausi. Chi fischia Mascara fischierà la storia del Catania, sia soddisfazioni, vittorie e grandissimi gol, quindi Mascara non si può fischiare. Indifferenza. Lo applaudiamo quando lui entra in campo, poi indifferenza. Se una squadra del Napoli attacca lo possiamo fischiare, ma non si può contestare Mascara. Ma io penso bene, perché Mascara si è comportato bene qua in città. Penso che sarà un'accoglienza ottima. A fischi. Se segna di più. Quello che ha fatto a Catania l'ha fatto bene, perciò non ho modo di fischiare. Ancora Mascara, fischiato dai sei tifosi, lo scarico è per Dossena, il cross in mezzo è per Cavani! Cavani ricomincia a fare il Cavani, gli bastano 32 secondi per tornare al gol, 1-0 per il Napoli. Hey! Mi sono girato un po' le scatole, ma comunque non c'è niente da fare. Peggio per lui, insomma il Napoli ha perso, quindi Catania ha vinto, forse lui ci è rimasto male. Anche lui era emozionato, si è capito, osservando bene la gara quando si muoveva, però ci ha messa tutta per fare bella figura. Ha giocato anche malino, però il cuore è legato alla città. Giustamente i tifosi hanno pescato all'inizio per dire, e poi dopo, quando è uscito, l'hanno applaudito. Era un pochettino emozionato, almeno all'apparenza come l'ho visto io. Vorremmo tanto che tornasse nel Catania. Tutto sommato siamo affezionati a Mascara. È stato un grande nel Catania. Arancina, ti mangiava arancina, te no patate. Ti piglio male, ti piglio male. Certo, perché quello è il suo campo, dove ha giocato lui 5 anni, che ha dato giustamente quello che gli è dato è Catania, sia la società e sia noi catanesi. E giustamente, siamo noi quei ragazzi. Non può giocare come si deve. Non già vi giocco con la nesta cosa mascara.